Bentrovati in un nuovo appuntamento con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Dunque, la vittoria, il ritorno al successo in campionato a spese del Messina, che va sicuramente salutato con soddisfazione, ha proposto anche un rientro eccellente in rosa ed è un significativo passo in avanti, se vogliamo, rispetto a qualche tempo fa. Marco Frigerio, che era praticamente ormai lontano, distante dal progetto rossonero, si è ritrovato convocato per il match con il Messina, forse quando più ne se lo aspettava né lo sperava. È stato determinante l'intervento di Mirko Cudini, che dopo un colloquio avuto con il club, rispetto, per la verità, immaginiamo, ad una insistenza che ormai si protraeva da qualche tempo, ha ottenuto l'ok per riaggregare il centrocampista Scuola Milan a tutti gli effetti nei ranghi. È un ritorno importante per Frigerio, che si è visto in campo per circa mezz'ora nei 90 minuti con il Messina, ha dato il suo contributo al successo, anche se evidentemente gli manca il ritmo partita, che potrebbe ritrovare laddove mai Cudini decidesse nelle prossime gare di utilizzarlo con una certa frequenza. È inutile che stiamo qui adesso a rispolverare un caso che oramai era finito praticamente nel dimenticatoio. Frigerio da 4 mesi era separato in casa con il Foggia, dal momento in cui, cioè dopo la finale playoff con il Lecco, aveva mostrato qualche resistenza di troppo per il rinnuovo contrattuale. Non è arrivata la firma sul contratto e questa mancata firma ha di fatto generato questo braccio di ferro con il club di appartenenza, che sta andando avanti da qualche mese. Il giocatore però è regolarmente un tesserato del Foggia. Era peccato oltretutto tenere un potenziale anche piuttosto interessante ai margini del Foggia, e quindi alla fine salutiamo con particolare soddisfazione il suo utilizzo, anche perché, ricordate, da queste parti siamo stati sempre convinti, insomma, che l'allontanamento di Frigerio alla fine nuocesse solo e soltanto al Foggia. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire, anche se il destino di Marco Frigerio in qualche maniera sembra già segnato. Immaginiamo che il giocatore resti sul mercato, anche perché non ci sono novità sul rinnovo contrattuale. Nella migliore delle ipotesi Frigerio lascerà il Foggia a giugno 2024, se non addirittura alla riapertura del mercato di gennaio. Ci sono davanti però almeno altre 4-5 gare, queste 4-5 gare che poi chiuderanno anche il girone di andata contro avversari che sulla carta sembrano abbordabili per il Foggia. E dunque Frigerio, speriamo che in questo frangente dia anche un contributo sostanzioso alla causa rossonera. Poi del domani non v'è certezza, vedremo quello che accadrà. Ciao.